così, insomma, cercherò di renderlo il meno noioso possibile, non essendo presente di persona. E quindi volevo fare una piccola premessa prima poi di passare alle presentazioni di tutto. Allora, chiaramente io gradirei moltissimo se ci fosse uno scambio fra di noi, quindi io vi parlerò, presenterò il nostro lavoro, presenterò il nostro percorso, quello che abbiamo fatto, ma poi mi farebbe moltissimo piacere che ci fosse uno scambio, anche perché parlare soprattutto così via Skype per ore diventa poi complicato, quindi a un certo punto, senza alcun problema, se avete anche delle domande mentre parlo, mi dovete interrompere, facciamolo, così instauriamo insomma un dialogo. Detto questo, mi presento. Io mi chiamo Stefano Eros Macchi e sono il fondatore e direttore artistico del Teatro dell'Inutile di Padova e poi il fondatore di una cooperativa che è nata a Padova, che si chiama TOP, Teatri of Padova, che ha consorziato una serie di teatri padovani. Comunque poi arriveremo a parlare anche di questo. Intanto mi presento io, poi vi chiederò cortesemente, anche se molto in breve, di presentarvi, così che anch'io so con chi sto parlando e così anche le cose che devo dire magari le aggiusto sulle persone che ho davanti. Allora, come vi dicevo, sono il direttore del Teatro dell'Inutile di Padova, attori e direttori siamo io e Marta Bettuolo. E allora, intanto presento il percorso che ha avuto il Teatro dell'Inutile in partenza. Allora, sia io che Marta veniamo dal... cioè noi, lei si è diplomata allo Stabile di Genova e poi ha lavorato in compagnie di giro e quant'altro. Io ho fatto la scuola dell'Actor Studio, quindi più mirata al cinema, ho lavorato in cinema e televisione, poi ho studiato per un periodo anche con Luca Ronconi e quindi ho poi anch'io lavorato in teatro di giro, quindi diciamo che entrambi nasciamo come attori. Poi nel 2006 insomma ci siamo conosciuti e incontrati in una produzione e dopodiché abbiamo deciso faccio questa precisazione. Questa, per quanto ci riguarda, è stata più o meno, ovviamente, nei limiti di quello che erano, che è il momento, che è il lavoro, però comunque lavoravamo. Quindi non l'abbiamo fatto tanto per necessità, quanto proprio per scelta, perché ci eravamo resi conto che il partecipare a quel tipo di produzioni, far parte di quel tipo di mondo, era abbastanza riduttivo per chi aveva deciso di intraprendere una carriera artistica con delle motivazioni. Secondo me, chi intraprende una carriera artistica è fondamentalmente qualcuno da dire, che vuole condividere qualcosa. Però io, aspetta, ora sì, ora mi vedete? Perfetto. Allora, dicevo che quindi insomma, noi facciamo parte dei carrozzoni di giro, abbiamo deciso, proprio perché secondo noi fare questo mestiere era altro, di aprire questo teatro. Abbiamo aperto questo teatro a Padova e l'abbiamo aperto in un capannone che era la sede dell'azienda che faceva semafori a Padova e che però, siccome a Padova hanno messo le rotatorie, questa azienda è fallita e quindi ha liberato questo capannone. E niente, quindi chiaramente parliamo di una realtà assolutamente privata. Il capannone è un capannone privato, noi siamo dei privati, quindi abbiamo preso questo capannone in affitto e da allora lo gestiamo come tale. E come dicevo, noi nasciamo più attori. Quindi di fatto quando abbiamo deciso di intraprendere questa strada eravamo abbastanza, avevamo le idee molto chiare, però chiaramente inizialmente non sapevamo bene come attuarle, perché ci mancava
quell'imprinting più gestionale, più manageriale, però diciamo che avendo le idee molto chiare, se non altro sapevamo quale voleva essere il nostro punto d'arrivo, e da lì abbiamo cominciato a muoverci e ad organizzarci. E le idee molto chiare quali erano? Le idee molto chiare intanto erano di cercare di aprire un'attività o un teatro per cercare di far rinascere il teatro. Questo, vabbè, è inutile che perdo tempo a dire i motivi, nel senso che davanti agli occhi di tutti che il teatro sta perdendo negli anni, insomma, ha perso sicuramente di appeal per tantissimi motivi, ma di fatto la realtà è che comunque la gente va sempre meno a teatro, c'è sempre meno interesse da parte della gente, le istituzioni non stiamo neanche a parlare, perché per le istituzioni il teatro è proprio l'ultima delle cose da prendere in considerazione, e quindi noi abbiamo preso questa decisione, cioè di cercare di fare un teatro che riavvicinasse la gente. E quali sono le prime cose che abbiamo pensato di attuare? Allora, innanzitutto sicuramente dei prezzi popolari, e su questo è una cosa che tuttora teniamo presente, cioè noi i nostri biglietti sono 10 euro il biglietto totale, 8 il ridotto e 7 per chi fa parte dei nostri corsi, per chi ci frequenta, quindi di fatto tenere i prezzi molto bassi. Poi fare degli spettacoli molto brevi, ovvero i nostri spettacoli, gli spettacoli che ospitiamo, non superano l'ora massimo, l'ora di 10, perché anche questo ci è sembrato un modo per andare verso il pubblico, nel senso che adesso che in questo momento la soglia dell'attenzione è sempre più bassa, la sopportazione della gente a stare ferma in un posto è sempre più ridotta, abbiamo pensato di cercare dei prodotti che andassero verso la gente. E poi cercare anche di rieducare un po' la popolazione, il popolo, il pubblico, ecco, di rieducare il pubblico a teatro. E questo lo abbiamo fatto scegliendo un teatro inizialmente che poteva degli spettacoli dove veniva raccontata una storia, degli spettacoli dove che molto spesso erano monologhi o spettacoli a due, quindi spettacoli anche con pochi interpreti, però per cercare di riabituare intanto nel pubblico l'attenzione, che è una cosa che è andata completamente persa, e quindi questi sono stati i primi passaggi che abbiamo fatto. Questo ci ha portato da parte di molte persone, insomma, negli anni, così, che ci hanno sempre detto: ma voi strizzate un occhio al pubblico, cioè voi magari guardate il pubblico. E da lì è cominciato anche un altro nostro percorso che noi e in questo noi ci sentiamo di poter, insomma, dire, anche in base a delle esperienze, delle conoscenze che abbiamo fatto, che spesso e volentieri uno dei limiti di chi fa il nostro mestiere, chiaramente sto generalizzando, quindi non sto parlando di nessuno in particolare, però uno dei limiti di chi fa il nostro mestiere, o meglio, una delle frasi che si sente di più anche pubblico pesto, molto spesso se il pubblico non ti capisce mai, forse il limite è tuo. Questo è un'altra cosa, quindi per noi forse il limite non è del pubblico, usare un occhio al pubblico non è una nota di demerito, ma anzi una nota di merito, perché in realtà, per esempio, per quanto ci riguarda, noi adesso dopo 7 anni di vita ci possiamo permettere di portare al nostro pubblico qualche cosa di un po' più complesso, qualcosa di un po' più anche articolato, e loro ormai lo accettano tranquillamente e lo capiscono tranquillamente. E questo per noi è stata una vittoria, in realtà, ed è la dimostrazione di quello che diciamo, cioè del fatto, o di quello del quale abbiamo creduto, cioè del fatto che comunque andava rifatta una rieducazione lenta, laddove sicuramente inizialmente bisogna andare più verso l'altro, e poi piano piano ti porti l'altro verso di te, ed è quello che noi stiamo riuscendo a fare, fermo restando che comunque una cosa che non ho precisato, che comunque il
teatro che facciamo noi, è un teatro comunque venendo noi dal mondo della prosa, è così un teatro più legato a quel tipo, a quelle modalità. Quindi sicuramente noi conosciamo meno il mondo della sperimentazione, anche se abbiamo ospitato anche spettacoli più sperimentali. Comunque, questo qui è stato l'avvio del nostro percorso. All'inizio quindi del nostro percorso, avendo cominciato a intraprendere questo tipo di posizione, abbiamo capito che ci servivano sicuramente dei collaboratori, innanzitutto, perché riuscire a fare tutto da soli è molto complicato. È molto complicato anche riuscire a delegare, però è una cosa che si impara col tempo. E quindi c'erano dei collaboratori e in quel momento abbiamo conosciuto per delle casualità una persona che si chiama Mariana collaborative. Mi vedete? Anna Martinoni. Sì, io la sento. Si chiama Marianna Martinoni ed è una fundraiser che so essere stata da voi anche ospite. Sì, esatto. E con lei quindi abbiamo cominciato un percorso che ci ha portato a cominciare a spingere il nostro brand. Cioè, in realtà abbiamo capito questo, cioè abbiamo capito, no, una cosa che noi già pensavamo, però si è consolidata, il fatto che è vero che noi facciamo cultura, ed è vero che la cultura è sicuramente molto importante, però è vero anche che la cultura ha bisogno sicuramente di essere, o bisogna iniziare a vederla come un'azienda a tutti gli effetti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che diventa estremamente importante tutte quelle azioni di marketing, tutte quelle azioni di riconoscimento del brand, tutte quelle azioni che magari un artista vede meno, però che invece ci sono fondamentali. C'è proprio un concetto, c'è proprio un concetto di base che noi del teatro dell'inutile, sai che lo faccio, mi detestano, però è che se un ristorante va male, il ristorante chiude. Non si capisce perché un teatro che va male debba essere supportato sempre e continuamente. Questo non vuol dire assolutamente che non ci debbano essere dei fondi che aiutino la cultura, però altresì vuol dire che la cultura può essere appoggiata, ma non ci deve essere una politica di sussistenza, ovvero è per me impensabile che i teatri o chi per loro se ne freghino di fare spettacoli che possano incassare. Non hanno un occhio di riguardo nei costi di produzione perché non importa quanti soldi arrivano. Tutto questo è un fenomeno che non può avvenire. La realtà è che noi che lavoriamo nel mondo dello spettacolo, tutti noi che lavoriamo nel mondo dello spettacolo, ma del mondo della cultura in realtà, stiamo ereditando un'azienda. Abbiamo ereditato un'azienda. E questa azienda è un'azienda che è in profondo rosso da anni. Quello che io penso è che noi che abbiamo ereditato questa azienda dobbiamo trovare il modo di rialzare questa azienda, di fare in modo che questo rosso si riduca, anche perché la realtà, che è quello che sta avvenendo in questi anni e ultimamente proprio in maniera così, in realtà fondi non ce ne sono più, cioè fondi non ce ne sono più, soldi non ce ne sono, se oramai anche quando si parla di bandi
la maggior parte dei bandi non sono più ad erogazione, ma sono semplicemente a prestiti che tu poi devi restituire. Quindi di fatto, la situazione è quella che è, e torno sempre al concetto di prima: se la situazione è quella che è, in parte è anche colpa degli operatori. È ovvio che noi siamo gli eredi di questa situazione, perché noi ci troviamo in questo momento qui e tutto quello di cui parliamo è un pregresso del quale noi non siamo responsabili, però ci dobbiamo prendere questa responsabilità e dobbiamo cominciare a pensare che questa azienda che noi abbiamo ereditato dobbiamo riportarla in attivo. Come? Non lo so, nel senso che sicuramente non ho la soluzione, però ecco, sicuramente una delle soluzioni che ognuno di noi nel nostro piccolo può fare, è quello che per esempio noi facciamo nel nostro piccolo, è cominciare pensare dei progetti. Questo è il primo esempio che mi viene, perché è una delle frasi che io sento più spesso nelle persone che conosco, che loro pensano dei progetti, li propongono e poi mi sento dire: ah no, se non mi arrivano i soldi io neanche lo faccio. Io penso che questa non debba essere, non è un giusto modo di operare. Io penso che uno debba pensare a un progetto, debba pensare come farlo, poi indiscutibilmente chiede dei fondi, chiede degli aiuti, che se arrivano ben vengano e che aiutano a fare il progetto in modo migliore, se invece non arrivano comunque il progetto deve essere fatto comunque, perché se no è chiaro che ma questo è anche proprio per un motivo di immagine, è un motivo di immagine, e l'immagine è importantissima, anche perché voi pensate di andare a parlare con l'istituzione e andare a dire: mi servono i soldi per fare questa cosa, altrimenti non la faccio. È chiaro che l'immagine che noi diamo anche all'istituzione, ma io lo dico questo perché l'ho sentito questi commenti, è che siamo dei questuanti, siamo delle sanguisughe, questo è un termine che ho sentito da un assessore, che siamo delle sanguisughe, che poi è l'immagine che diamo, insomma, così, è che siamo delle persone che di fatto non lavorano. Perché si continua a protrarre questo concetto? Perché siccome purtroppo il concetto di chi lavora per certe persone è semplicemente, appunto, deve essere chi lavora, chi mette i soldi, chi produce, chi fa quant'altro, siccome noi ai loro occhi, agli occhi di molti, siamo questuanti, il questuante non lavora. Però quando poi ci danno le loro erogazioni, come ce le danno? Chiaramente ce le danno come avveniva un tempo nel Medioevo, ovvero il nobiluomo che dalla finestra lancia le monete al popolo. Il concetto è questo, ed è questo anche ciò che deve cambiare. Quando noi andiamo a chiedere degli aiuti, dei finanziamenti, che sia al pubblico, che sia al privato, è identico, non cambia. Il concetto deve essere: io ti sto fornendo un servizio, quindi dimmi tu di che cosa hai bisogno e io te lo faccio. Perché è un servizio che noi facciamo nel momento in cui... Sì. Ok, eravamo a quel punto. E quindi praticamente, insomma, in breve i percorsi che noi abbiamo fatto, il percorso che noi abbiamo fatto per arrivare ad avere questa forma è stato, partendo dal 2008, ci sono stati 2 anni, dal 2008 al 2010, in cui praticamente ci siamo consolidati, ovvero abbiamo cominciato, perché allora, come dicevo, siamo aperti nel 2006, ufficialmente il teatro è stato aperto nel 2007, quindi insomma nel 2008 abbiamo cominciato a collaborare con appunto questa fundraiser, e quindi tra il 2008 e il 2010 ci sono stati questi 2 anni dove abbiamo cominciato a fare delle pubbliche relazioni, dove abbiamo cominciato a lavorare col marketing e dove abbiamo cominciato appunto a lavorare, abbiamo cominciato a visionare il territorio, capire il territorio, capire le aziende intanto del territorio, le istituzioni anche, vabbè, le istituzioni del territorio ovviamente, e quindi capire quali potevano essere i passi che noi potevamo fare, le cose che potevamo offrire e anche quindi fare proprio una vera e propria indagine di mercato e anche che cosa mancava. Ora, mancare ovviamente non manca mai nulla, però che cosa, diciamo, quale offerta era minore, quindi in quale settore noi ci saremmo potuti inserire per essere in qualche modo competitivi rispetto alle altre offerte che c'erano. E seguito
finito questi 2 anni, nei 2 anni successivi, quindi dall'11 al 13, abbiamo cominciato quindi a strutturare dei progetti, a presentare dei progetti alle varie fondazioni di educazione, quindi a partecipare anche noi dei bandi. Abbiamo partecipato poi a un bando nazionale importante che è Funder 35, e questo è un bando che abbiamo vinto. Abbiamo vinto anche altri bandi sul territorio, ma i bandi sul territorio erano, abbiamo per esempio partecipato per 2 anni a un bando che si chiama Attivamente, ovvero che portavamo il teatro nelle scuole, quindi portavamo degli spettacoli nelle scuole. Ma il bando più importante che abbiamo vinto è questo bando Funder 35, che peraltro questo anno ci risarà, che è un bando organizzato da 10 fondazioni con a capo la Cariplo, che ci ha permesso per 3 anni di strutturarci. Quindi ci ha dato i fondi necessari per riuscire ad avere un personale strutturato all'interno del teatro. Questo ovviamente ci ha dato delle possibilità lavorative molto maggiori, perché innanzitutto perché, come dicevo prima, c'è bisogno comunque di uno staff nel momento in cui c'è una crescita, perché di fatto tutto non puoi fare, perché sennò vai al manicomio. E poi comunque rimane il fatto che non ci scordiamo, perché chiaramente io ne faccio un discorso aziendale, però è ovvio che ogni azienda che si rispetti poi deve anche creare un ottimo prodotto, perché se no può essere l'azienda più bella del mondo, ma se poi fa le scarpe con i buchi sotto non le vende. Quindi di fatto poi c'era sicuramente la necessità per me, Marta Bettuolo, diciamo i due direttori artistici, anche di avere del tempo per poterci concentrare anche in quello che onestamente ci piace fare, cioè concentrarci nella parte artistica, quindi avere la possibilità di creare spettacoli, portarmi in giro e concentrarci molto sulla parte formativa. Questo è un altro punto molto importante. E appunto fa parte di quello che vi dicevo prima. Come tutti i teatri abbastanza, insomma, medio-piccoli, chiaramente grande importanza per noi è la formazione, perché ovviamente la formazione è quella che ci permette di sopravvivere. Però anche lì, facendo un'indagine di mercato, abbiamo scoperto un settore che per esempio a Padova era completamente scoperto, ovvero il settore della formazione per i minori dagli 8 ai 18 anni. Questo è nato anche da studi che abbiamo fatto, perché proprio nel 2010 era uscito tutto uno studio sociale sul fatto delle famose età a rischio, che quindi l'età 14-17 è un'età altamente a rischio, perché i ragazzi, insomma, è l'età dove, insomma, possono avvenire cose che non devono avvenire, così. E quindi noi abbiamo cavalcato proprio quest'onda e abbiamo costruito un progetto importante che abbiamo presentato proprio a una delle fondazioni, che è la Fondazione Antonveneta, che è una delle fondazioni di educazione cittadina, ed è un'accademia per i ragazzi dagli 8 ai 18 anni, strutturata proprio come un'accademia vera. Chiaramente l'abbiamo divisa in fasce, perché sono quindi 8-10, 11-13 e poi i 14-16 e i 16-19, insomma 19-20, insomma quella fascia lì. Ovviamente per ognuna delle fasce d'età abbiamo diviso quello che noi offrivamo, quindi abbiamo fatto delle offerte ad hoc, dove chiaramente più crescono e più chiediamo, sia come impegno di ore che come impegno, ma di fatto quello che noi abbiamo offerto è un'accademia vera e propria, ovvero dove questi ragazzi fanno più materie, cioè accanto alla recitazione, che è la materia quella dove tutti si approcciano pensando alla recitazione, noi però gli abbiamo messo anche degli insegnanti di dizione, degli insegnanti di storia del teatro, degli insegnanti di danza e degli insegnanti di canto. Ovviamente tutto commisurato anche al tempo che i ragazzi possono dare, ovviamente c'è comunque la scuola, quindi i genitori che ovviamente non è che gli concedono di stare tantissime ore, quindi abbiamo creato questa accademia dove i ragazzi vengono e hanno delle... cioè alla fine di questa accademia sicuramente non sono pronti da un punto di vista professionale, però hanno quell'infarinatura base per decidere se poi voler fare questo mestiere o no, però avendo delle basi solide e andando a toccare quelle che sarebbero poi comunque le materie che toccherebbero in qualsiasi accademia.
come dicevo prima, quando noi abbiamo strutturato questo progetto, noi lo abbiamo pensato, cioè il progetto è partito ed esisteva a prescindere dall'erogazione. L'erogazione che abbiamo ottenuto che cosa ci ha permesso? Ci ha permesso che, al di là dei corsi di recitazione che tenevamo noi, ma questi altri corsi che nel momento in cui non c'era l'erogazione, quindi erano previsti ed erano stati fatti come degli stage, cioè erano degli stage mensili di un paio di giorni e finiva lì, invece l'erogazione ci ha permesso di in qualche modo poter prendere questi insegnanti in pianta stabile e quindi offrire ai ragazzi per tutto l'anno la presenza di questi insegnanti, quindi con delle ore prefissate al mese. Però, come dicevo prima, un punto che per esempio è stato a nostro vantaggio riconosciuto, e questa cosa che è stata proprio detta, per quello ve la riporto, il fatto che la nostra accademia fosse partita a prescindere da un qualsiasi tipo di erogazione, il fatto che comunque l'offerta che noi offrivamo era chiaramente inferiore rispetto a un monte ore, perché non ce lo potevamo permettere, però comunque c'era, è stato comunque uno dei punti che ha convinto la fondazione a erogare, perché comunque ce ne ha riconosciuto il merito. Questo insomma è stato il percorso. Poi da questo percorso che noi abbiamo fatto personalmente come Teatro dell'Inutile è nato ed è maturato questo progetto nuovo, che è appunto la creazione di una cooperativa. Però prima di passare a questo discorso, quindi a presentarvi la cooperativa e poi quindi questa crescita che c'è stata professionale, volevo sia farvi vedere il nostro video istituzionale, che è un video di 8 minuti, dove noi ci presentiamo in maniera istituzionale e che racchiude un po' tutto quello che noi siamo e che noi facciamo, e poi mi piacerebbe, dopo che voi avete visto questo video, appunto prima di passare all'altro argomento, di intavolare una discussione con voi, quindi se ci sono delle domande, se ci sono dei dubbi, delle critiche, insomma, intavolare una discussione. Quindi se riusciamo, chiedevo alla signora Grazia se... Allora, noi possiamo mandare il video, il primo link, giusto? Sì. Ok. Grazie. Non so, il mio computer oh mamma, quel paese. Pensa che la versione L'Associazione Culturale L'Inutile nasce nel 2006 per volontà mia e di Stefano. È nata con un progetto teatrale e poi si è trasformata in una vera e propria esperienza, in un vero e proprio lavoro.
La volontà mia e di Stefano era quella di trovare uno spazio adatto sia per i nostri spettacoli, per le cose che ci piacevano, per gli attori che avevamo conosciuto e che portavano in giro spettacoli per noi meravigliosi, che avevano poca visibilità, che avevano poca occasione di farsi vedere davanti a un pubblico vero. E così è nato l'idea di trovare uno spazio vero e proprio dove mettere in scena il teatro dell'inutile. Perché l'inutile? Perché ci piaceva innanzitutto usare l'ironia, l'inutile, il teatro è visto come qualcosa di inutile, di qualcosa di superfluo, invece noi volevamo appunto giocare su questo e quindi chiamarlo teatro dell'inutile ci sembrava un modo per far capire come poi in fondo inutile non è. Già il fatto di chiamarsi inutile è provocatorio e identifica secondo me l'atteggiamento di questo piccolissimo teatro che in città si è sempre dimostrato molto agguerrito con iniziative particolari, diverse dalle iniziative comuni dei teatri e che vedono premi, scuole, attività per i ragazzi. Anche quando si parla di comunicare una stagione, un bando, il teatro ha sempre avuto il coraggio di mettersi alla prova, di andare oltre. Ha fatto video, ha fatto infografiche animate. Credo che ci debba essere una sinergia tra creatività e funzionalità e penso che il teatro di questo ne faccia il suo pane quotidiano. Padova per noi è stata l'occasione fortuita, importante per trovare uno spazio del tutto industriale, era un vecchio capannone dove costruivano semafori, riadattarlo alla bella e meglio all'inizio perché i costi erano ingenti e poi trovare l'occasione per iniziare delle piccole rappresentazioni di teatro assolutamente professionale e iniziare molto timidamente a fare dei corsi per gli amatori, dei corsi per i ragazzi che invece avevano velleità un po' più importanti e che avrebbero magari un giorno voluto fare anche loro gli attori. Il nostro gruppo di lavoro ha compiti ben definiti. Marta e Stefano si occupano della direzione artistica, scelgono gli spettacoli, decidono i programmi, i cartelloni delle stagioni, intervengono proprio su quella che è la qualità della proposta artistica. Io e Silvia ci occupiamo di tutta l'area comunicazione, relazioni esterne e ricerca di fondi. È interessante dal punto di vista tecnico vedere uno staff operativo alla fine di un teatro che si organizza dal punto di vista non solo artistico ma si organizza dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista tutti i settori che si possono trovare nelle aziende si possono riscoprire in questo piccolo teatro che però ha grandissime potenzialità e che punta in alto. Io e Marta siamo sempre stati convinti che nel teatro o comunque nello spettacolo in generale c'è sì una parte artistica ma è altrettanto importante la parte aziendale, la parte manageriale e quindi incontrando una persona come Marianna ci è sembrata un'occasione ottima per trasformare, per unire l'arte all'azienda e quindi creare una vera e propria struttura aziendale. Quando ho conosciuto Marta e Stefano avevano aperto il Teatro dell'Inutile da un anno. Abbiamo immaginato insieme che cosa una figura come la mia, quindi un consulente di fundraising in comunicazione, avrebbe potuto fare per lanciare il teatro. C'era molto lavoro da fare, dovevamo presentare Marta e Stefano e il loro progetto alle istituzioni, sul territorio, alle scuole, alle organizzazioni no profit. Si trattava proprio di costruire un brand del teatro dell'inutile. Devo dire che il lavoro che abbiamo fatto è stato impegnativo ma molto fruttuoso. Dal 2008 ad oggi abbiamo avuto una riconoscibilità del nostro lavoro e le istituzioni, nonché i privati, ci apprezzano proprio per questa scelta artistica che abbiamo fatto di totale professionalità. Quello che mi ha convinto a seguirli fin dall'inizio è stata la loro determinazione. Si percepiva che avevano una visione di sé non tanto come singoli attori che tentavano di aprire uno spazio, ma si concepivano fin dal principio come una vera e propria impresa creativa. Avevano in qualche modo una disponibilità a investire e soprattutto avevano un'ottica di medio-lungo periodo che molto spesso manca alle piccole associazioni culturali. Un lavoro molto importante è stato fatto con le scuole e con il pubblico del futuro, che sono i bambini.
Dai primi anni di attività il Teatro dell'Inutile ha organizzato corsi rivolti ai bambini e tutto questo lavoro, sia relativo ai corsi, sia relativo agli spettacoli per bambini proposti all'interno della nostra stagione, è poi in qualche modo sfociato nell'Accademia dell'Inutile. Un progetto sul quale crediamo molto è l'Accademia dell'Inutile. È un'accademia per i ragazzi dagli 8 ai 18 anni ed è un'accademia strutturata proprio come una qualsiasi altra accademia professionale italiana. Questo perché? Perché noi volevamo che i ragazzi, anche se si avvicinano chiaramente in maniera ludica al mondo del teatro, ma capissero da subito che è un mestiere e che, come tutti i mestieri, ha bisogno di una preparazione specifica. Una vera accademia con più insegnanti che insegnano materie molto diverse tra loro, tra le quali il movimento, la recitazione, il canto. Un'occasione per fornire loro sia un'esperienza legata al teatro per farlo conoscere meglio in tutti i suoi aspetti, ma anche la possibilità di avere una formazione di base per poter magari un giorno diventare dei veri attori o lavorare comunque nell'ambito del teatro. Insegna loro che non esiste solo e unicamente il lavoro dell'attore, ma che ci sono anche numerose altre maestranze fondamentali perché il teatro si realizzi in quanto tale. Lavorare con i ragazzi è sempre interessante anche perché poi ti trovi di fronte a personaggi anche molto diversi fra loro, a caratteri molto diversi fra loro e quindi è sempre un approccio nuovo quello che si deve avere con appunto nel cercare di trasmettere determinate cose, determinati insegnamenti. È stato bello vedere come durante le lezioni tante volte magari per loro era difficile capire che cosa si stava facendo, magari delle volte veniva considerata un'attività anche un po' fine a se stessa e non magari anche strettamente collegata poi alla recitazione, perché comunque il movimento del corpo è anche molto legato al movimento appunto dell'attore sul palco. Quando Marta e Stefano mi hanno parlato del loro progetto di aprire un'accademia teatrale professionale rivolta agli adolescenti, ho pensato che questo poteva essere un progetto su cui fare una ricerca di partner più istituzionali, più importanti. E così abbiamo cercato materiali, indagini, dati che ci aiutassero a costruire un progetto che rendesse l'Accademia interessante anche per dei finanziatori istituzionali. Sono venuta a conoscenza della possibilità di istituire una borsa di studio per dei ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Tutte queste realtà hanno l'unico obiettivo di creare dei valori. E Stefano e Marta, che sono venuti a incontrarmi quella volta, mi hanno subito trasmesso una grande professionalità e appunto una volontà di fare qualcosa di piccolo ma ben fatto. Lavorare su un progetto di cui cerchiamo di mantenere alta la qualità, senz'altro, quindi non a discapito della qualità. E tutta una serie di attività collegate anche a delle realtà imprenditoriali locali che secondo me lo fanno distinguere in modo molto molto forte sul territorio. Tutto quello che diciamo arricchisce l'offerta culturale della nostra città per noi è un investimento molto importante. Anche dal punto di vista tecnico, nell'ambito diciamo che io seguo, hanno esaltato moltissimo per esempio il progetto Thunder 35. Questo bando ci permetterà nei prossimi 3 anni di finanziare un progetto per rafforzare l'associazione e reperire i fondi per trovare una nuova sede, che è il grande sogno in questo momento dell'Associazione Culturale Inutile. Uno spazio più grande che possa ospitare da un lato le attività del teatro, dall'altro tutte le attività che ruotano attorno al mondo dell'Accademia. È molto stimolante perché comunque ti dà una visione sul futuro più longeva e dà la possibilità
ai giovani creativi anche che abbiamo coinvolto, e io ne faccio parte di questo team, di appunto strutturare un'attività all'interno di un'impresa culturale in maniera più lunga. Per noi è importante, è linfa vitale avere a che fare con i giovani, sia per quanto riguarda l'aspetto più artistico, ma anche nell'aspetto più organizzativo. Sentiamo l'esigenza che la cultura riparta con uno slancio nuovo, riparta con delle idee nuove, e perciò non ci fermiamo alle nostre credenze, alla nostra esperienza. Sentiamo bisogno di linfa vitale. Ok, allora se ci sono delle domande, volentieri. In realtà c'era chi ci diceva che la vostra può essere una realtà grande rispetto alla nostra, a quelle che viviamo, però comunque ci sono tanti anni di lavoro dietro, di impegno. Sì, vabbè, no, sicuramente. Quello che però adesso a costo di darmi addosso da solo, è vero che c'è tanto lavoro dietro. Questo è vero, però è anche vero che la nostra è una realtà grande, ma non così grande, cioè di fatto c'è stato dietro un grande lavoro, appunto quello che dicevo inizialmente, un grande lavoro legato al marketing, legato anche al cercare anche una specificità. Il che in qualche modo ci ha aiutato a uscire fuori come immagine parlo. Poi è chiaro che, come ho già detto, il tutto deve essere legato sicuramente poi a una qualità. Ovviamente se io spendo anche in pubblicità, in immagine, in marketing o in quanto è, ma poi faccio un corso teatrale tremendo, adesso banalizzo, è chiaro che il primo anno avrò tanta gente che viene, ma poi si chiude là. Quindi sicuramente c'è anche una profonda attenzione al prodotto che si va a dare, però c'è stata una grande attenzione anche a tutta quella parte, voglio dire, c'è stato un grande studio dietro al logo, per esempio. Il logo doveva essere serio, ma non noioso. Doveva cercare di non, pur parlando di teatro, doveva cercare di essere in qualche modo riconoscibile, quindi abbiamo usato per esempio i colori classici del teatro, ovvero il nero, il rosso, il grigio, il bianco, quelli là, ma abbiamo evitato di mettere tendine, mascherine, lucette varie, perché soprattutto in generale, ma per esempio soprattutto qui sul territorio, sono immagini che si legano moltissimo al teatro amatoriale, quindi saremmo stati quello. Quindi di fatto c'è stata una grande attenzione e un grande studio, e questo ha portato, ci porta anche a sembrare più grandi di quello che siamo strutturalmente parlo, poi chiaramente di lavoro ce n'è tanto e di roba ne facciamo anche tanta, però ecco, questo è quello. Adesso, a rischio di sembrare così, troppo commerciale, ma vi assicuro che non lo sono, però secondo noi, secondo me, ci deve essere una grandissima attenzione alla forma. La forma non può essere assolutamente lasciata in secondo piano,
Bisogna essere degli artisti, creare delle cose artisticamente valide, fare dei progetti interessanti che aiutino a crescere, si va a presentare un progetto bene, che ci sia quindi una buona presentazione, che sia presentato un buon materiale grafico, che se viene stampata una cosa deve essere stampata bene e presentata in un certo modo, perché la forma conta molto, ma soprattutto, ed è la grande questione, contro la quale noi ci scontriamo e in qualche modo ci battiamo e che poi ci ha portato, poi quando vi racconterò, a far nascere Top. C'è assoluto bisogno, ma questo perfetto, pronti? Le strategie di marketing che sono state utilizzate per sì, poi scusa, ti puoi avvicinare un po' di più al microfono perché sennò... Sì, ho l'altro microfono, mi senti meglio con questo? Sì, abbastanza. Ok. Quindi indagine di mercato. Ok, sì, l'indagine di mercato, come vi siete mossi e gli strumenti di marketing che avete utilizzato? Sì. Ok, allora per quanto riguarda come ci siamo mossi con l'indagine di mercato, innanzitutto in maniera molto, la prima è stata la maniera molto più semplice, nel senso abbiamo fatto intanto una ricerca su internet per vedere se c'erano ricerche, se c'erano stati studi, chiaramente parliamo del territorio, quindi se c'erano stati studi in merito e quant'altro, quindi quello è stato il primo approccio. E poi il secondo approccio, per esempio, proprio sull'indagine di mercato legate al nostro stretto operare, siamo andati per esempio in comune e abbiamo richiesto una lista di tutte le associazioni culturali del territorio. E quindi la prima abbiamo fatto una ricerca comunale, abbiamo fatto la ricerca delle associazioni culturali del territorio, quindi abbiamo visto chiaramente lì quelle che ti danno è generico, quindi per quanto ci riguardava c'era gli amici della balestra fino a tutto. Noi abbiamo fatto poi una scrematura, abbiamo tirato fuori le associazioni che erano più simili a noi e quindi abbiamo capito come e dove operavano. Perché insomma, quindi una volta tirati fuori i nomi siamo andati tra i siti internet e quant'altro e abbiamo visto come dove operavano. Questa ricerca poi non nello stesso momento ma più avanti è una ricerca che poi abbiamo fatto pure a livello regionale, questo l'abbiamo fatto in un secondo momento, però insomma, l'abbiamo fatto perché chiaramente volendo poi a un certo punto interfacciarci con la regione, chiedere finanziamenti, anche provare a chiedere finanziamenti per dei progetti in regione, chiaramente volevamo capire anche chi erano i nostri competitor, quindi per capire se c'era possibilità e, come dicevo, come abbiamo fatto con l'Accademia dei Giovani, cioè capire quale progetto poterci inventare perché in qualche modo avesse più possibilità. Quindi da un punto di vista di indagine di mercato siamo andati molto così. E poi quindi insomma siamo riusciti a farlo abbastanza grande, insomma sempre relativamente, però insomma abbastanza grande. Abbiamo fatto un'indagine, nel senso abbiamo chiesto che cosa voi vorreste da un teatro, da una struttura che fa cultura, che cosa voi vorreste. E di fatto, come poi tra l'altro noi crediamo, la gente comune ci ha fatto richieste o ha proposto dei suggerimenti molto più sensati di quanto si pensi, nel senso che poi di fatto
una grande, cioè, la cosa che a noi ci rende molto, cioè, ci sorprende è che comunque c'è una grande voglia e desiderio di non solo di cultura, ma avere delle realtà alle quali affezionarsi, quindi alle quali partecipare, dare il proprio contributo, che poi il proprio contributo vuol dire anche semplicemente venire a vedere gli spettacoli, cioè non è che poi una persona ti si piazza lì e pretende di dire la sua, però si cerca un coinvolgimento e quindi facendo questa indagine di mercato proprio sulle persone invece abbiamo capito questo, quindi abbiamo anche colto dei suggerimenti e poi insomma sono anche delle forme di furbizia, di fatto abbiamo preso i suggerimenti, quelli che erano di più nella stessa direzione e quella cosa l'abbiamo fatta e chiaramente poi abbiamo invitato le persone che hanno dato quei suggerimenti a venire, a vedere, a fare, quindi cioè, di fatto abbiamo cercato di sempre, insomma, di tenere d'occhio, ora passatemi il termine, ma di tenere d'occhio il cliente, perché di fatto di quello trattasi. Poi chiaramente noi poi forniamo cultura, però di fatto insomma, uno spettacolo se non lo fai vedere a nessuno può essere bello quanto vuoi, ma di fatto te lo vedi te. Quindi insomma, questo qui è quello che abbiamo fatto come indagini di mercato, ecco, quindi c'è stata una ricerca, come dicevo, una ricerca su internet e poi siamo andati dalle istituzioni e quindi in comune nella fattispecie abbiamo chiesto tutte le liste delle associazioni simili alla nostra o delle associazioni culturali. Per quanto riguarda l'operazione di marketing, l'operazione di marketing lì sono state svariate. Allora, operazioni di marketing sono state intanto cercare intanto partire dal presupposto che c'è da fare un investimento e cercare poi ovviamente di fare in modo che l'investimento sia il più contenuto possibile, perché poi noi sempre una realtà privata siamo. Grazie a Dio oggi dal punto di vista di marketing c'è tutta la parte web, social, così, che è fruibile e quindi di fatto è aperta a tutti e c'è, insomma, se si riesce ad arrivare facilmente a quel tipo di cose senza dover pagare soldi o se non altro pagando in maniera molto, molto ridotta. Poi si sono cercate delle collaborazioni con i giornali locali, si è cercato il più possibile, sono state fatte delle campagne pubblicitarie provocatorie, delle campagne pubblicitarie che potessero anche destare critiche di fatto, ora niente di sconvolgente ovviamente, però insomma si è cercato in qualche modo, per come era possibile, di restare impressi il più possibile. Noi, come dicevo prima, per scelta abbiamo preferito prima in qualche modo identificarci e in un secondo momento presentarci per esempio all'istituzione. Cioè noi siamo arrivati all'istituzione che in qualche modo già esistevamo, ora non dico che eravamo conosciuti perché non è vero, però insomma in città già esistevamo, delle cose già le facevamo e qualcuno già ci conosceva, quindi di fatto siamo arrivati dall'istituzione come una realtà già piccola ma già esistente e questo chiaramente ha dato un'immagine di noi, ripeto, ha dato un'immagine di noi diversa. Ora poi questo onestamente non è che ci abbia portato chissà cosa, però insomma sono tutte delle scelte che noi abbiamo fatto, però ecco, per quanto riguarda tutto ciò che è marketing, c'è stata proprio una ricerca di andare verso il fuori, cioè di essere molto, molto presenti, infatti in questo abbiamo investito molto, insomma, ripeto, sempre nei limiti, però per esempio anche nell'immagine, quindi nel fare un sito fatto bene, semplice, però allo stesso modo serio,
insomma, che fosse fruibile in maniera semplice. Abbiamo fatto in modo anche che tutti coloro che erano coinvolti ne avessero un ritorno concreto, che sia anche semplicemente un ritorno di immagine o quant'altro, però che ci sia sempre un ritorno. Noi abbiamo fatto sempre in modo, per esempio, appunto, che se tu mi davi una cosa io ti davo un ritorno. Abbiamo sempre fatto in modo di non essere in debito, fra virgolette, con nessuno. Appunto, abbiamo sempre cercato che non esistesse, per questo vi dicevo anche prima rispetto all'istituzione, che non esistesse l'obolo per l'obolo. Quello l'abbiamo sempre evitato. Non so se ho risposto. Sì. Anche col microfono? Sì, il microfono vicino. Ok, allora vorrei fare una domanda. Certo, ciao. Ciao. Allora, cerco di... Allora, all'interno, diciamo, del vostro progetto di operazione di marketing e di investimento, avete cercato, mi faccio passare il termine, di trovare un'esclusività all'interno del vostro del vostro luogo in cui operate. Ora questa esclusività a livello, diciamo, di prodotto che offrite, come vi rapportate? Scusami, a livello di prodotto, perché è andata via, a livello di prodotto? Ah, dicevo, questa esclusività di cui ci raccontavi, sì. Come si pone a livello, diciamo, di concorrenza con le realtà del luogo, e come vi ponete attraverso il prodotto che voi offrite a livello nazionale invece? A livello nazionale anche, dici? Sì. Ok, quindi cioè, le domande sono: come ci poniamo rispetto al locale e rispetto al nazionale? Allora, tanto per una specifica, come ci poniamo, dici a livello di comunicazione o proprio a livello lavorativo, in che fascia ci poniamo? Allora, no, in realtà la questione era questa: l'offerta che lei reputa esclusiva attraverso una ricerca che voi avete fatto a livello di marketing, sì, o comunque, sì. Dicevo, sì. A livello locale è un'offerta esclusiva, e poi a livello invece nazionale, questa offerta che lei reputa esclusiva è effettivamente così, oppure l'identità che vi siete creati è stata effettivamente solo a livello locale? Certo. Ah, no, ok. No. Allora, per quanto riguarda il locale, ora, dicevo prima, nessuno si inventa niente e di fatto esiste tutto. Qual è stata la nostra intuizione? Non è che noi siamo unici, siamo però stati gli unici a vendere l'idea che c'era una struttura, ok? Cioè, banalizzo, noi facciamo i corsi dagli 8 ai 18, di corsi è pieno, ok? Ce ne sono di corsi per bambini, corsi per adolescenti, sono. Non esiste una struttura che non solo li fa tutti lì, ma non esiste per esempio una struttura che li fa tutti da ottobre a maggio, che li fa con cadenza settimanale, che ha magari delle altre materie con cadenza settimanale. Noi abbiamo semplicemente questa offerta, e questo ci ha reso unici rispetto a questo. Cioè, di corsi per bambini è pieno, non è che abbiamo avuto l'intuizione di fare il corso per bambino. Cioè, ora il corso per bambino c'è, li fanno tutti da una vita, però quello che noi abbiamo avuto come intuizione è questo, cioè: mi vendo come struttura,
Ed è chiaro che per il fruitore, genitore, perché in quel caso parliamo soprattutto di genitori, vedono una struttura che gli dà delle informazioni chiare, gli offre un progetto, tra l'altro sviluppato in pluriannualità, perché di fatto tu mi puoi portare tuo figlio a 8 anni, io me lo tengo fino ai 18. Insomma, però di fatto quindi questo ti fa anche capire che esiste oltretutto un progetto di crescita, che quindi si presuppone che ci sia una crescita formativa. Quindi di fatto noi questo abbiamo creato, che poi in realtà, che poi è quello anche che ho sempre detto, che in realtà c'è, perché poi quello che io ti dico cerco anche più possibile di farlo coincidere con quello che faccio, cioè ovviamente per esempio gli insegnanti che insegnano da noi sono tutti, cioè l'insegnante di canto è un baritono che è nel coro dell'Arena di Verona, l'insegnante di storia del teatro è comunque un regista attore professionista che insegna dizione anche in accademie riconosciute, cioè noi poi ci siamo avvalsi comunque di collaboratori validi e questo sicuramente ha fatto il suo. Però ecco, a livello locale noi questo abbiamo fatto, la nostra unicità è nata dal fatto che noi abbiamo regolamentato e quindi abbiamo potuto vendere verso l'esterno un'immagine di una cosa regolamentata. Per quanto riguarda a livello nazionale non siamo assolutamente gli unici, ci sono tante realtà molto varie, c'è la Scuola dei Ragazzi del Teatro dei Ragazzi di Torino che è un'eccellenza assoluta, peraltro strutturata benissimo con degli spazi molto belli. È chiaro, nel loro caso loro hanno la fortuna che Torino da un punto di vista culturale ha una marcia in più rispetto al resto d'Italia, loro hanno una struttura molto bella dal comune, quindi sai, è comunque più semplice, però di fatto loro sono veramente veramente forti su questo e sono di fatto sono la stessa roba nostra, cioè anzi noi siamo la stessa roba loro perché loro esistono da prima. Quindi, per esempio, anche tornando a prima l'indagine di mercato, noi ogni volta che offriamo qualcosa facciamo anche un'indagine di mercato a livello nazionale per capire se la cosa che noi andiamo ad offrire comunque ce ne sono, se ce ne sono tante. Questa cosa dell'Accademia 818, per esempio a livello regionale, quando noi l'abbiamo aperta non esistevano, ma ripeto, non è che non esistevano corsi, capito? Non esisteva una struttura. Una formazione strutturata. Ok, ho risposto? Sì, grazie. Sì. No, un'altra curiosità. La relazione nel video parlavate della relazione con le aziende, abbiamo visto anche alcuni responsabili di aziende che sono stati intervistati o comunque hanno partecipato all'interno del video. Volevo capire con precisione qual è la relazione che voi avete avuto, perché in effetti penso che in Puglia la relazione con le aziende a livello di proposte culturali è molto difficile. Ma non perché non ci sono aziende che abbiano dei capitali da investire, ma perché effettivamente a livello cioè l'investimento culturale penso che in Puglia sia un po' diverso dall'investimento che cioè proprio la concezione del tipo di investimento culturale è completamente diversa dal sud al nord, immagino, e almeno da quello che ho potuto io riscontrare dalla mia piccola esperienza. Sì, allora, io non so come state messi voi, noi stiamo messi malissimo, nel senso che c'è da dire che questo è, vabbè, perché l'Italia brilla sempre in tutto quello che fa, essendo l'unico paese che non permette al privato di scaricarsi le sponsorizzazioni o magari le donazioni, magari così, però che comunque diventa complicato, a fronte di un poco interesse generalizzato e a fronte anche di una regione, quella dove noi lavoriamo, che è il Veneto, dove purtroppo dove c'è una mentalità molto lavorativa, no? E quindi di fatto in generale, poi c'è tanta gente interessata, attenzione, però in generale più o meno noi siamo ancora come quelli che ci pagano e li dobbiamo far divertire, cioè siamo ancora come un po' la corte del Re Sole, quindi questa è un po' l'idea
che qui si ha. Quindi di fatto quando tu vai a bussare per esempio a un privato per proporre dei progetti e chiedere degli aiuti è complicato, ce ne sono, ci sono anche tanti imprenditori illuminati o aziende illuminate che hanno voglia, che hanno piacere, sicuramente il periodo è anche quello che è per tutti e quindi non entriamo nel merito di questo, però ecco è sicuramente molto complicato. Quindi i nostri approcci sono per esempio sempre un po' il solito discorso, nel senso il nostro iter è sempre molto simile, io non vado a un'azienda così, io mi informo bene di che cosa fa questa azienda, di che cosa non fa e di conseguenza cosa, cioè se l'offerta che gli vado a fare può essere una cosa che gli può interessare, poi magari ti dice di no, però ecco io non vado da uno che fa scarpe e gli dico dammi soldi, punto, perché so che sarà molto difficile, cioè allora io guardo se quello che fa scarpe, vedo se ha degli interessi culturali, vedo se ha già sponsorizzato per esempio in passato attività culturali, quindi vedo qual è la sua sensibilità e quindi poi magari strutturo un progetto ad hoc, ecco è un po' questo, in questo bisogna un po', scusatemi se lo cioè se me lo dico da solo, però bisogna un po' imbastardirsi, cioè bisogna a un certo punto mantenere sempre un'altissima qualità, però in qualche modo secondo me la cultura deve decidere di andare verso il fuori, quindi questo non dico che quindi noi ci dobbiamo svendere, dobbiamo fare la pubblicità al prodotto, però voglio dire che se io vado a, mi interfaccio con un'azienda e mi viene in mente l'idea di creare uno spettacolo, mi interfaccio con un'azienda di scarpe e mi viene in mente di creare un bellissimo spettacolo sulle scarpe, va bene, cioè non è sbagliato, quello che uno deve tenere fede è se stesso e la qualità, deve sapere stare svendendosi o di non proprio fare così, però non è sbagliato cercare lavoro perché di fatto per noi è il lavoro ed è un lavoro e come tale va affrontato, quindi ognuno di noi ha dei sogni e il sogno resta sempre lì e nessuno lo leva, il sogno è sempre lì, soprattutto però per arrivare da noi a quel sogno probabilmente bisogna fare più curve e vanno fatte. Però questo è il mio pensiero, Sono altre. Allora, mi chiedono di capire come vi siete organizzati all'inizio per quanto riguarda lo staff tecnico, cioè se è iniziato a collaborare gratuitamente, come li avete scelti, come vi siete mossi in poche parole. La fundraiser? No, in generale lo staff tecnico che vi circonda, quindi chi si occupa di grafica, la fundraising. Sì, allora, ora, gratuitamente no. Fa sempre il pari, cioè c'è da dire una cosa, io in questo sono anche strano, nel senso che io dico sempre, io preferisco, perché quello che io dico a tutti è io preferisco pagarti così mi posso incazzare, questo è un po' quello che io sostengo, nel senso che poi il favore lo paghi, perché ti fanno un favore ma tu poi la paghi, perché ovviamente se non ti fa un favore magari poi devi stare ai suoi tempi e devi stare al fatto che se c'è un'altra cosa da fare magari te molla, cioè così, invece se tu paghi qualcuno, fai un accordo a monte, in qualche modo è tenuto a portare a termine il lavoro. Detto questo è chiaro come ho detto più volte, è chiaro che certo abbiamo pagato, cioè di gratuità non c'è stato, sono sempre stati degli investimenti, però ovviamente anche lì si fanno tanti preventivi, noi avevamo in mente un sito bellissimo, costava l'idea di Dio, è stato fatto, poi il sito nuovo è diverso, però è un sito iniziale, e quindi è stato per esempio fatto uno di quei siti che già esistono, che si comprano, che costano quindi poco e adattato, cioè è chiaro, insomma
insomma, tu fai tutte le tue valutazioni, tu fai tutto, ti fai un bel programma, un bel business plan, decidi quello che puoi investire, vedi quello che puoi investire e poi lo investi. Certo, non è che cioè, sarei stato molto felice di avere delle cose in gratuità. Dipende anche molto uno da che gruppo ha intorno, perché di fatto, certo, una cosa meravigliosa sarebbe creare un gruppo con diverse specificità, tutti all'interno di un progetto, e quindi in qualche modo si riesce a fare molto, dove tutti investono il loro lavoro nella speranza che il progetto parta e poi per avere una retribuzione un domani. Però ecco, per quanto ci riguarda, no. Noi fin dalla partenza sono stati tutti degli investimenti. Cioè, non so, ho risposto? Sì, risposto. Ci sono altre domande? Ci sono altre domande o ci facciamo... Per adesso non ci sono altre domande. Ok, allora, vi chiedo, vogliamo fare la pausa di 5 minuti e poi vi parlo dell'altro argomento o vado? Come volete? Ok, alle 12 ci rivediamo, tra 5 minuti, allora, più o meno. Sì, alle 12 ci rivediamo e così poi vi parlo del secondo progetto. Ok, perfetto, a tra poco. Grazie, buon caffè, ciao. Sì, se non ci sono altre domande, sì. Ah, ok. Allora, parliamo dell'altro progetto. Allora, insomma, come vi ho detto, insomma, il Teatro dell'Inutile, noi, insomma, insomma, alla fine in città diventiamo, insomma, siamo una delle realtà off ovviamente riconosciute. Avevamo avuto dei rapporti con le fondazioni di erogazione, e una delle fondazioni di erogazione con le quali avevamo avuto rapporti in passato ma non ne avevamo più, ci convoca, con le quali avevamo avuto rapporti buoni rapporti, nel senso che avevamo seguito insieme un progetto che era andato bene, così, insomma, ci convoca e ci fa questo discorso. Si dice: allora, signori, la situazione, vabbè, è quella che è, le linee guida europee vogliono assolutamente, stanno spingendo tutti verso la creazione di reti, verso la creazione di gruppi, perché soldi per il singolo non esistono più, quindi c'è bisogno di creare qualche cosa del genere. Fatevi venire in mente qualcosa e poi ne parliamo. Vabbè, allora, detto questo, io e Marta, appunto, in quanto Teatro dell'Inutile, cominciamo a pensare e diciamo: allora, le reti sono un'esperienza, ahimè, fallimentare, nel senso che le reti, soprattutto da un punto di vista artistico, quando si creano, dopo pochissimo muoiono. Perché? Perché di fatto quando si crea una rete, dopo l'inizio, dove ci si vuole tutti bene, siccome si mette bocca nell'operato artistico dell'altro, chiaramente poi si finisce malissimo. Allora abbiamo detto: dobbiamo inventarci un qualche cosa che il più possibile limiti i rischi di litigio, cioè cerchiamo di creare un qualcosa che possa essere duraturo e che tuteli tutti. Allora abbiamo detto: che tipo di rete possiamo fare? Allora, l'idea che ci è venuta lì per lì è stata di creare una rete che riunisse le realtà teatrali come noi della città di Padova e fosse una rete semplicemente informativa. Tutto questo perché era nato? Perché è nato? È nato perché abbiamo detto: allora, in città il teatro off in generale non viene proprio riconosciuto, cioè, nel senso, in città, a Padova, c'è il teatro istituzionale, che è lo Stabile del Veneto, che è il Teatro Verdi, che è il teatro ufficiale. Dopodiché c'è il resto vuol dire che, per esempio, quando si parla dei teatri
off, si parlava dei teatri off e quindi degli spettacoli o delle cose nei teatri off, c'era la Sagra di Paese, il saggio dei ragazzi del CEO, lo spettacolo presso uno di noi e dopo lo spettacolo amatoriale in lingua veneta nelle province. Cioè di fatto era tutto un calderone, era tutto uguale. Questo portava a noi chiaramente una riconoscibilità pari a zero e quindi ci portava di fatto un danno. Allora abbiamo detto, scusa, creiamo un gruppo, una rete di praticamente di promozione spettacolistica delle attività dei teatri off, laddove però in questa rete vengano messi quelle realtà che noi riteniamo meritevoli. Per dire meritevoli, badate bene, non intendo assolutamente da un punto di vista qualitativo, nel senso che il pregio della nostra rete è che non entra assolutamente nel merito artistico. Meritevoli si intende semplicemente quegli spettacoli, quei teatri che come noi avevano un minimo di posti, che facevano una programmazione lunga abbastanza, cioè che coprisse più o meno, però insomma tutto l'anno, e quindi avessero una continuità, ecco, meritevoli in quel senso. Cioè uno spazio che faceva o che fa tuttora due, tre spettacoli l'anno, chiaramente non è stato interpellato, ma non perché siano meno bravi di noi artisticamente, ma non sono al nostro livello, a livello programmatico, quindi parlo solamente di quello. E qui abbiamo detto, creiamo questa rete dove quindi non si tocca assolutamente l'artisticità, cioè ognuno fa quello che gli pare, nessuno può mettere bocca nell'operato dell'altro, però creiamo una comunicazione unificata. Andando avanti abbiamo intuito le potenzialità incredibili, per esempio, di questo progetto, potenzialità che inizialmente avevamo anche sottovalutato, perché abbiamo cominciato a dire, allora, ma tu quanti spettacoli fai? E tu, insomma, alla fine è uscito fuori che riunendo questi spazi avevamo una media tra i 120 e i 150 spettacoli l'anno. Avevamo improvvisamente da avere una sala da 80 posti, come era la nostra e mediamente queste altre, improvvisamente, essendo 5 realtà, diventavamo una sala da 400, cioè di fatto noi avevamo una capacità di pubblico di 400 persone a sera, perché significava il concetto. E fra tutti, insomma, vedendo anche dai dati SIAE e quant'altro, abbiamo intuito di avere una massa di pubblico che si aggirava intorno ai 10.000 spettatori l'anno. Quindi chiaramente mettendo insieme tutti questi dati abbiamo capito improvvisamente che noi diventavamo una forza. Ma non solo una forza, cioè diventiamo proprio una forza, nel senso che chiaramente se io vengo da te a chiedere qualcosa non mi puoi ignorare, perché io ho una forza, ho una forza di pubblico, ho una forza, tra l'altro, qual è la grande ricchezza degli spazi come i nostri? Che a differenza degli spazi istituzionali hanno un pubblico caldo, il cosiddetto pubblico caldo, ovvero un pubblico affezionato, perché noi li conosciamo, perché chiaramente non tutti, non è che li conosciamo tutti i 10.000, però di base è un pubblico più affezionato, è un pubblico che viene da noi perché ha il piacere che viene da noi, perché sono spazi informali, perché per certi versi ci conosce, perché per altri versi sono magari quelli che fanno i corsi da noi o sono i genitori di quelli che fanno i corsi da noi, quindi è un pubblico caldo. Quindi abbiamo capito di essere veramente forti, cioè di dire, noi abbiamo, non solo abbiamo 10.000 spettatori, ma noi abbiamo 10.000 spettatori affezionati. Un spettatore affezionato vuol dire una persona alla quale tu puoi chiedere, ma non chiedere soldi, però alla quale tu puoi chiedere favori, puoi chiedere in modo, ed è sicuramente gente che parla bene di te. E quindi tutto questo è una grande ricchezza. È una grandissima ricchezza. E quindi improvvisamente abbiamo intuito le potenzialità che aveva questo progetto. Quindi questo progetto ha cominciato a prendere poi un'altra forma. Proprio perché, anche perché nel frattempo noi del Teatro dell'Inutile avevamo partecipato per nostre iniziative a un bando della Camera di Commercio e l'abbiamo vinto, e questo bando ci offriva
la possibilità di avere un tutoraggio, quindi un tutor che ci guidasse passo passo fino ad arrivare alla creazione di un'impresa sociale. E quindi voglio dire, le cose sono un po' coincide, nel senso che abbiamo intuito che questo progetto aveva delle potenzialità e nel frattempo avevamo vinto questo bando. Allora abbiamo detto: scusate, facciamo una cosa fatta bene, invece di creare una rete così, anche cioè, creiamo qualcosa di formale, anche perché questo andava assolutamente di pari passo con quelle che erano le direttive europee. Cioè, per esempio, se si guarda i bandi europei, le erogazioni che loro prevedono sono assolutamente e solo per realtà ufficiali, diciamo, ma questo è ovvio perché loro richiedono una profonda tracciabilità dei finanziamenti che danno e quindi di fatto hanno bisogno di avere delle realtà consolidate dall'altra parte. E siccome sembrava, poi qui si è tutto bloccato, insomma questo è un altro problema, sembrava che queste dovessero essere anche le linee guida italiane, perché obbligate dall'Europa, ci sembrava una cosa estremamente saggia quella di creare quindi una cooperativa effettiva, quindi di creare non una rete informale, ma bensì una rete formale. Questo è oltretutto un'altra di quelle cose che noi caldeggiamo profondamente, perché fa il pari al nostro percorso che seguiamo da anni. Una rete formale e di conseguenza una cooperativa, quella che noi abbiamo creato, poteva essere qualsiasi altra cosa, però noi abbiamo scelto la forma cooperativa, ti dà una veste diversa, anche con l'interlocutore, perché una cooperativa è di fatto un'azienda a tutti gli effetti, con tutti gli oneri anche di un'azienda, che vuol dire libri contabili, che vuol dire revisioni, che vuol dire una revisione fiscale, cioè un trimestrale di contabilità, vuol dire avere dei libri contabili, vuol dire avere degli oneri, vuol dire avere anche delle spese non indifferenti semplicemente perché si è aperti. Però che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui vado da un interlocutore, l'interlocutore si trova davanti a un'azienda e quindi è chiaro che c'è un'immagine diversa, tu dai un'immagine diversa, ma anche perché di fatto sei diverso. E questo cambia molto, lo posso dire per esperienza diretta, cambia molto con le istituzioni e cambia molto con i privati. Poi è chiaro che in cui tu ti costituisci devi avere anche delle accortezze, nel senso che nel momento in cui tu ti costituisci come rete formale devi avere delle accortezze. Per esempio, noi siamo una cooperativa e siamo stati molto attenti a fare in modo che all'interno ognuno di noi ricoprisse un ruolo, proprio perché per dare un'immagine aziendale anche verso l'esterno, proprio per fare in modo che se io ho bisogno di un servizio che mi deve erogare questa cooperativa, io ho un referente da contattare e non è il tutto, e non è che tutti fanno tutto, ma c'è un referente. Poi è chiaro ed è ovvio che poi lavorativamente tutti noi faremo tutto, perché è giusto che sia così, però c'è un'immagine, e l'immagine è che comunque c'è un'immagine formale, l'immagine quindi che ognuno di noi si è preso carico di determinate specificità, quindi c'è chi si occupa della formazione, c'è chi si occupa della promozione, chi della produzione, chi dell'amministrazione, chi dei progetti del sociale, chi degli eventi, quindi ognuno di noi ha preso delle fasce tematiche e si occupa di quello. È stato un percorso lungo, è stato un percorso difficile, la cooperativa nella fattispecie ha pro e contro, perché la cooperativa ha il contro che purtroppo si è tutti uguali, quindi tutti hanno voce in capitolo, il che è un bene per certi versi, però come potrete intuire prendere una decisione diventano degli incontri biblici per prendere anche le decisioni più semplici, e questo è un po' il limite, cioè la cooperativa in questo è poco snella, nel senso che se tutti possono dire la loro, anche una decisione più scema presuppone ore e ore di riunione. Però, ripeto, l'esperienza della cooperativa è stata una nostra scelta.
Però quello che noi caldeggiamo, quello che io mi sento di caldeggiare, è il discorso di creare delle reti formali e non delle reti informali. E ne faccio sempre un discorso che per me è molto importante, è sempre un discorso di immagine, perché ripeto, per il referente al quale voi o no, noi, insomma, il referente col quale uno si interfaccia, avere di fronte una rete formale vuol dire avere di fronte delle persone che si sono prese delle responsabilità, che stanno lavorando e che di conseguenza sono delle persone degne di considerazione. Adesso sembra assurdo, ma è questa la situazione da noi, cioè, come ripeto, la considerazione è il famoso discorso ti do l'ovolo e va bene così. No, non va bene così, perché io fornisco dei servizi, io sono una realtà ufficiale che opera sul territorio, che fa determinate cose, quindi sono io che offro dei servizi a lei e non è lei che dà l'ovolo a me. Deve cambiare la prospettiva. Ed è un cambio di prospettiva. La nascita di questa cooperativa, quindi di conseguenza abbiamo fatto una campagna abbonamenti unificata, quindi abbiamo unificato i prezzi di tutti noi teatri, abbiamo fatto la possibilità che tu fai un abbonamento e siamo riusciti poi, tra l'altro, proprio a fronte di questa massa che noi muovevamo, a stringere per esempio un accordo anche col Teatro Stabile. E per esempio chi da noi si fa l'abbonamento può andare anche a vedere uno spettacolo del Teatro Stabile e questo ha portato quindi anche di conseguenza una considerazione da parte del Teatro Stabile, ma non che noi ne avessimo bisogno per insomma, sentirci contenti, però ne avevamo bisogno, perché c'era assoluto bisogno di essere ufficializzati. Abbiamo ottenuto con i giornali che sui giornali c'è, quando si tratta dei teatri, c'è proprio la programmazione top quanto Teatri of Padova, c'è la programmazione top, quindi chi vuole vedere i nostri spettacoli ha proprio una rubrica dedicata. Questo per noi è stato veramente un salto in avanti, perché la comunicazione è finalmente chiara. È chiaro cosa c'è, dove, quando e perché, sono chiari i costi, è tutto diventato molto più chiaro, e questo sono stati degli incredibili passi avanti che sono stati fatti per quanto riguarda il Teatro Off. Il Teatro Off adesso ha una sua ufficialità, e questo è stato il percorso che noi abbiamo intrapreso, che adesso è un percorso ancora giovane, quindi come potrete immaginare è ancora in via di assestamento, però insomma come gruppo abbiamo creato già una produzione tutti insieme, produzione che per esempio nel mese di febbraio andrà proprio nel Teatro Stabile di Padova. E qual è lo scopo ultimo? Lo scopo ultimo sarà quello di fare in modo che queste cinque realtà conglobino completamente nella cooperativa. Questo è un processo un po' lungo che richiederà un po' di tempo, però quello che si vorrà fare è creare una realtà unica da un punto di vista anche proprio economico, porta dei risparmi, nel senso, noi siamo cinque realtà banalmente con cinque commercialisti che dobbiamo avere perché ci devono seguire. Creare questa cooperativa ha fatto in modo che ci sarà un commercialista unico, quindi le spese si ridurranno. Un altro progetto che dovremo abbastanza breve riuscire a realizzare è il discorso di avere uno spazio unico, uno spazio condiviso, uno spazio che ci caratterizzi fortemente in città e che possa accogliere tutta la parte formativa e performativa, ma questo ci permetterà ulteriormente di ridurre le spese e creare una cosa più grande. Ecco, è questa la forza che ha la creazione di un gruppo, e di un gruppo in questo caso formale. Il fatto che potremo permetterci una crescita esponenziale, ma di fatto riducendo le spese. Quindi questo, proprio da un punto di vista aziendale, è un processo
direi perfetto. Ora speriamo che si realizzi ovviamente, però a livello teorico è la perfezione, nel senso che la possibilità di ingrandirti riducendo le spese è il sogno di qualunque imprenditore. È chiaro che questo sarà un percorso lungo, perché di fatto noi siamo 5 realtà con una propria storicità e con proprie attività che vanno avanti da anni, con contatti personali che dovranno essere condivisi, quindi insomma è un percorso che richiederà un po' di assestamento e che sicuramente porterà anche scontri, insomma sicuramente tutto questo dovrà avvenire, per certi versi già sta avvenendo, ma di fatto è un salto in avanti, è un salto in avanti professionale. È anche quel salto in avanti che ha fatto sì che, come vi dicevo prima, l'istituzione ci riconoscessero un ruolo. Noi come Top in questo momento abbiamo un ruolo chiaro. Se l'istituzione deve interpellare qualche cosa che non sia l'istituzione stabile, interpella noi. Quindi questo sicuramente ci ha dato e ci sta dando una forza diversa, una forza lavorativa diversa, perché poi insomma esiste sempre poi quel lato personale che è la dignità, che è fondamentale, e noi in questo modo, in qualche modo stiamo avendo una nostra dignità lavorativa, ci viene riconosciuta la nostra dignità lavorativa, con tutti gli scontri e gli inconvenienti del caso, non ultimo per esempio il FUS nuovo che è uscito, che ha sbalestrato completamente tutto quanto e sarà una carneficina, ma in qualche modo poi in Italia fatta la legge trovato l'inganno, in questo caso dovremo riuscire a trovare questo inganno, perché per come è stato strutturato il FUS è il massacro dei piccoli a fronte dell'avanzamento dei grandi, che accentreranno tutto al loro interno, perché di fatto per esempio tutto ciò che è off, chiamiamolo così, dovrà essere assorbito dagli stabili. Lì bisogna capire come fare, insomma forse è appena uscito, neanche loro hanno a mio avviso chiarissimi ancora alcuni passaggi, perché di fatto è una cosa ancora nuova, è diventato triennale da che era annuale, insomma ha avuto dei cambiamenti abbastanza radicali, anche dovute a delle imposizioni come al solito europee, secondo me per certe imposizioni che sono state l'Italia non è ancora al passo, però vabbè, qualche cosa dovranno fare per forza, però insomma al di là di questi problemi, che però sono anche problemi lavorativi che ognuno ha, che quindi questi sono i nostri e li affronteremo, però di fatto ci è stata riconosciuta una dignità professionale, e questo per noi è stato un grande passo avanti e un grande arricchimento. Per ora questo, se ci sono domande, dubbi. Beh, se non ci sono, continuo o c'è? No, c'è una domanda. C'è una domanda? Sì. Volevo chiederle come fate a conservare nel tempo, dato che ormai siete già fermati, tutto questo. Ecco, come pensate di conservarlo? Cosa? Conservare cosa? Il progetto, o comunque ecco, come incrementare ciò che già avete costruito e conservarlo nel tempo, cioè ecco, a livello proprio pratico. Questa è una bellissima, queste sono quelle famose domande che uno non vorrebbe mai avere. Non vorrebbe mai ricevere, perché cosa rispondo? Allora, innanzitutto che è una forza il gruppo, quando il gruppo è ben coordinato e si muove bene, perché di fatto quando c'è un processo di crescita
aumenta il lavoro inevitabilmente, aumentano gli impegni e di fatto quindi ci deve essere un aumento del personale, un aumento della divisione dei compiti. Se io penso al teatro dell'inutile che siamo io e Marta Bettuolo, sarebbe impossibile per noi due pensare di conservare l'esistente e andare anche avanti sul futuro. C'è però un punto, no? Che di fatto arrivi a un punto dove l'esistente in qualche modo mi sentite perché vi vedo fermi. Pronto? Ci siete? Sì. Sì. E di fatto quindi se posso dire, cioè, viene a dire, cioè, come si fa praticamente? Praticamente bisogna ingrandire il proprio personale, fidarsi, che quella è un'altra roba complicata, e delegare, affidare ad altri. Questo è inevitabile, perché no, si perdono azioni e si resta un po' al palo. Quello è un po', è chiaro. Dei costi o se non ha un Ci siamo? Pronto? Ok, ci siete? Sì. Ok. Non so se ho risposto a quella domanda o no. O sono riuscito a schivarla? Vabbè, comunque si tratta del futuro, quindi non si può proprio prevedere tutto. Quindi diciamo che ha risposto abbastanza, in maniera abbastanza soddisfacente, la ringrazio. Bene. Sul futuro non si può. Abbiamo utilizzato la diplomazia come uno che, come dire, dei canoni. Ci sono altre domande? No. Ok, possiamo procedere. Ok, allora, quindi proseguendo sul discorso della cooperativa. Allora, è chiaro che anche qui c'è stato, riallacciandoci al discorso di prima, anche qui ci sono state sicuramente delle indagini di mercato preesistenti. Innanzitutto perché è stata scelta la cooperativa? Allora, è stata scelta la cooperativa perché è la forma societaria, insomma, diciamo così, che nel nostro caso era meglio, ci permetteva una gestione più semplice per modo di dire, però insomma migliore, dovendo noi conglobare, perché il discorso è pensare questo, noi conglobavamo all'interno 5 associazioni culturali esistenti, alcune da tanti e tanti anni, ma comunque anche strutturate di fatto,
Quindi c'era bisogno di avere una struttura che fosse a sua volta un po' più strutturata di un'associazione. Anche perché avremmo pure potuto costituire un ATI, ovvero un'associazione temporanea d'impresa, solo che le ATI sono a progetto, ma poi di fatto non ha una struttura così importante per poter supportare questo miscuglio, insomma. Anche perché, come vi dicevo, l'idea è quella poi che nel tempo, e in fondo anche relativamente a breve termine, nel senso che questo deve avvenire nel 2015, le cinque realtà perdano il loro status, parlo da un punto di vista, cioè perdano la loro partita IVA, perdano la loro fiscalità e tutto venga conglobato in una fiscalità unica che è quella della cooperativa, con i problemi che potrete immaginare, nel senso che chiaramente si devono chiudere tutti i progetti esistenti. E poi ci saranno anche dei problemi legati per esempio a dei contratti. Alcune realtà hanno dei contratti, una realtà nostra ha un contratto da anni con l'università, ma di fatto il contratto è con loro, anche perché l'università non può, in quel caso, può fare contratti solamente con delle associazioni non profit. E quindi lì ci saranno anche dei problemi da dover risolvere, adesso capiamo, però questo implica che quindi il passaggio totale, quindi la perdita di la perdita personale di, insomma, appunto di partite IVE, cioè di esistenza fiscale, ha bisogno dei suoi tempi. E poi è stata fatta una cooperativa di impresa sociale. Perché? Intanto non è stata fatta una cooperativa sociale, questo perché, per quanto ci riguarda, ci impediva moltissimo, anche perché di fatto noi non operiamo, cioè, sì, ci rivolgiamo, cioè, insomma, però non lavoriamo nel sociale, strettamente nel sociale, quindi insomma ci avrebbe impedito molte cose che dobbiamo fare e che facciamo, quindi non andava bene. Ci siamo fatti cooperativa di impresa sociale. Questo è stato un po' obbligato, nel senso che è stato un po' obbligato da quello che sembrava dovesse avvenire, ma che di fatto, come al solito, è avvenuto, cioè questa riforma del terzo settore, quindi questa apertura di bandi alle imprese sociali, tutto questo non sta avvenendo. Anche noi sul territorio avevamo una fondazione che aveva detto che avrebbe aperto un bando alle imprese sociali, e di cui tra l'altro noi eravamo molto contenti, perché con la nostra specificità siamo l'unica impresa sociale qui presente, con la nostra specificità, non con altre specificità, ma con la nostra specificità eravamo gli unici, e quindi eravamo tutti contenti, perché ovviamente fai che un bando si vince. Invece, come al solito, questo non sta avvenendo, perché ci sono dei ritardi, perché di fatto cosa sta succedendo? Che siccome non c'è stata questa grande costituzione di imprese sociali, quindi sono costretti a rallentare i tempi, perché sennò privilegierebbero pochi, non molti, e questo non va bene. E quindi questi sono un po' dei limiti. Comunque, ripeto, noi ci siamo fatti cooperativa di impresa sociale, che implica, a livello fiscale, implica molto poco, nel senso che implica, va bene, insomma, che noi siamo no profit, e poi che la nostra attività si deve rivolgere al 70%, deve essere attività sociale, e il 30% solo può essere attività economica. In questo 70%, chiaramente per noi che facciamo il nostro mestiere, tutta la parte formativa rientra, nel senso che tutta la parte formativa che noi facciamo nelle scuole, che noi facciamo ai minori, che noi facciamo anche, noi abbiamo degli accordi anche con l'ULS per fare, facciamo dei laboratori con i malati di mente, facciamo dei laboratori con dei ragazzi down, insomma, tutto questo rientra nell'ambito sociale, quindi noi facciamo laboratori anche con i rifugiati stranieri, insomma con le donne rifugiate, insomma tutto ciò rientra all'interno di questo 70%. Invece tutto ciò che è attività spettacolistica rientra nel 30%, quindi insomma anche lì bisogna stare bene attenti,
a non sforare i limiti, insomma, ad avere delle accortezze più. Però ecco, vedete, questo fa parte di tutti quei discorsi, nel senso che diventare una realtà più strutturata implica proprio anche delle valutazioni diverse e anche delle progettualità diverse, nel senso tu non ti puoi permettere di sottovalutare degli aspetti o sottovalutare delle scelte che farai. Banalmente questa roba del 70-30 implica che se tu sfori ti arriva una revisione e questa revisione può implicare delle multe anche importanti o comunque la perdita dello stato di impresa sociale, entrando in una struttura strutturata, scusate il gioco di parole, ma si entra chiaramente in un ambito diverso, si entra in un ambito dove bisogna avere delle attenzioni diverse. Comunque, tornando invece a monte, quando abbiamo deciso di strutturare, di creare questa cooperativa, come vi dicevo, abbiamo fatto delle indagini di mercato, innanzitutto sul fatto su quante ce n'erano e chi erano i nostri competitor. Perché? Perché questo? Questo è importantissimo perché, come vi dicevo, diventi più grande, sì, però di fatto hai anche dei competitor più grandi, cioè cooperativa di impresa sociale, tu ti vai a scontrare anche per esempio con cooperative che operano nel sociale, che sono cooperative che esistono da anni, strutturate, anche cooperative che fatturano milioni di euro, che quindi sono delle realtà molto più consolidate e sono molto più consolidate e sicuramente anche molto più garantiste, ovvero che offrono delle garanzie maggiori anche a chi deve erogare. Quindi è chiaro che per contro ci andiamo a scontrare con un mondo dove abbiamo dei competitor molto più forti e molto più agguerriti, quindi laddove come associazioni ce la giocavamo e anzi ognuno con la sua specificità in fondo aveva un ambito e in quell'ambito poteva pensare di riuscire a ottenere qualcosa o comunque di essere fra quelli che potevano, quindi comunque la rosa era molto ridotta, in questo caso no, cioè in questo caso il passaggio è diverso, nel senso che i competitor sono molti e sono di tanti ambiti, anche perché, come potrete immaginare, è praticamente impossibile che esistano bandi mirati all'impresa sociale teatrale. Ovviamente è molto difficile. Ci dovrebbero essere bandi per l'impresa sociale culturale, ad ora sono pochi e pressoché sconosciuti. Noi per esempio sul territorio nostro ad ora non ne abbiamo, per esempio, nonostante le promesse, le cose di cose che dovranno avvenire, ma ad oggi ne dovrebbe uscire uno a breve, ma ad oggi non è ancora uscito nulla. Comunque, indagine di mercato, creato un gruppo dove comunque all'interno del gruppo il più possibile, insomma, per quanto si è riusciti, ci sono anche delle specificità diverse a livello lavorativo, ovvero c'è chi più è specializzato in laboratori, magari in lavoro con i giovani, c'è chi più è specializzato in laboratori più fisici, diciamo quasi non circensi, ma insomma di giocoleria, mettiamo così. C'è chi invece fa laboratori più invece di teatro più classico. Quindi comunque anche lì chiaramente abbiamo cercato, perché sapete è molto complicato, di fatto le cooperative spesso sono cooperative all'interno delle quali chi va a operare sono comunque soggetti diversi, cioè il fine ultimo, però la cooperativa è costituita da tanti soggetti che magari insieme creano una struttura che fornisce molti servizi, una pluralità di servizi, ma di fatto ognuno ne fa uno, quindi non c'è un conflitto di interessi. Il rischio di creare una cooperativa come la nostra, il rischio che in qualche forma anche c'è ovviamente, è che invece per quanto ci riguarda siamo soggetti che lavorano nello stesso ambito e che di fatto forniscono gli stessi servizi, perché i servizi sono identici, cioè dal livello formativo al livello performativo il servizio è identico, sono diverse le modalità, nel senso che
C'è chi fa un tipo di lavoro magari più sperimentale, più legato al corpo, chi più con la parola, quindi in quello magari il prodotto finale è diverso, però agli occhi di un committente di fatto la proposta può sembrare simile. Quindi di fatto anche lì, anche per questo si crea la necessità di unificarci, perché nell'unificazione diventa una proposta unica, quindi il conflitto di interesse si va in qualche modo ad abbattere. Poi lì ci sarà ovviamente la nostra bravura sarà quella di trovare molti lavori e quindi fare in modo che tutti possano lavorare e che tutti riescano a operare nell'ambito di competenza, perché per esempio l'esempio più sciocco è che a livello di laboratori siamo tutti in grado di farli, quindi di fatto già lì di fatto c'è un conflitto di interesse, di fatto tutti noi siamo in grado di tenere laboratori, quindi bisognerà o creare laboratori estremamente specifici o in qualche modo fare in modo che ci siano molti laboratori e quindi tutti che lavoriamo, tutti, in modo che tutti riescano a lavorare. Questo discorso della specificità si riallaccia a quello che dicevamo prima rispetto al teatro dell'inutile, al discorso dell'Accademia 818. Questo discorso della specificità è fondamentale, perché, perché al di là che io sono una struttura più grande, al di là del fatto che quindi un referente o un interlocutore viene da me, mi chiede una cosa e sa che io gliela posso fare perché io racchiudo molte cose, però al di là di questo, perché scegliere me piuttosto che un altro? Sta lì, creare una specificità, cioè sta nel fatto dell'essere in grado di fornire il più possibile prodotti completi, e questo ci può differenziare da un ipotetico competitor, perché poi di fatto c'è anche è chiaro che da un punto di vista anche economico una cooperativa che ha determinate spese nel momento in cui fa un preventivo per un progetto è chiaro che deve mettere delle voci che magari un'associazione non ha, e quindi è chiaro che ci sono delle voci diverse, ci sono delle voci più alte da mettere, lì bisogna fare in modo che tu mi scelga per il prodotto e per la qualità del prodotto che io ti vado a offrire e non per il costo, ovviamente tenendo però sempre un occhio a quello, cioè sicuramente inizialmente bisognerà fare in modo di ridurre al minimo i guadagni della cooperativa, però per intanto per immettersi nel mercato al parità degli altri, perché sennò di fatto non si è competitivi e si è automaticamente fuori dal mercato, quindi di fatto tu vai a costruire un'azienda che non riesce neanche a entrare nel mercato, e quindi già questo è un'esperienza fallimentare in partenza, quindi sicuramente questo. Fare gruppo, fare team presuppone quindi una diversificazione dei compiti e delle competenze. Anche questi sono processi di crescita che vanno analizzati bene e che non vanno sottovalutati. Ognuno di noi si deve occupare di un ambito, sono tutti ambiti fondamentali, quindi bisogna stare attenti. Io continuo. La grande questione è questa del fatto che tutti hanno voci in capitolo, anche perché di fatto nel nostro caso tutti vengono da realtà importanti e quindi giustamente vogliono mantenere il loro status di leader. C'è bisogno di molta umiltà, anche c'è bisogno che qualcuno a volte deve fare un passo indietro e deve fare in modo che un altro prenda una decisione. La cooperativa, come dicevo, ha come lato negativo, l'unico lato negativo è che tutti hanno la stessa voce in capitolo. Lì sta l'intelligenza della persona, capire che bisogna fare dei passi indietro. Un'azienda, a mio giudizio, perché funziona, ma non un'azienda, qualunque cosa, cioè voglio dire, chi opera anche in ambito teatrale lo vede con il regista piuttosto che si interfaccia con gli attori, cioè ci deve essere comunque sempre una capacità decisionale affidata a qualcuno che deve prendere questa decisione e gli altri un po' se ne stanno. Questo deve avvenire, perché se non avviene, in qualche modo
l'azienda non funziona. Questa è la cosa più complicata, ecco, questa è la cosa più complicata da gestire, la gestione delle teste. E, mi fermo un attimo, ci sono delle domande, dei dubbi? Salve. Salve. Volevo sapere, ti è venuta in mente l'idea di formare una cooperativa tra le 5 associazioni culturali e se tutte hanno subito accettato oppure comunque c'è stata titubanza all'inizio? Sì, allora, a chi gli è venuta in mente questa bella idea? Siamo appunto noi del Teatro dell'Inutile. Proprio perché, come dicevo, avevamo vinto, cioè noi già partivamo dall'idea di voler comunque costituire qualcosa di formale e non di informale. Poi, come dicevo prima, abbiamo avuto questa possibilità che in comitanza con questo percorso abbiamo vinto questo bando che ci ha offerto questo tutoraggio e quindi all'interno di questo tutoraggio abbiamo visto determinate cose e quindi a noi ci è venuto in mente di costituire questa cooperativa, appunto cooperativa di impresa sociale, quindi questa è stata un'idea nostra. È stato un passone in avanti perché di fatto quello che avevano accettato tutti in partenza era semplicemente creare una rete formale dove probabilmente sarebbe stata un'ATI, quindi un'associazione temporanea di impresa, ma semplicemente che fosse una rete divulgativa, cioè unire la nostra programmazione, divulgarla tutte insieme, fare sicuramente quei passaggi con i giornali per avere una rubrica dedicata, sicuramente fare una cosa con un cartellone condiviso, quindi del materiale condiviso, portando anche quindi un risparmio alle singole realtà, e creare un abbonamento che unisse tutte le realtà, quindi questa era comunque era quello che era stato accettato da tutti. È chiaro che il passaggio alla cooperativa è stato ponderato e non ha portato non pochi dubbi inizialmente, in alcuni casi un po' di dubbi ci sono ancora, ma non tanto sulla costituzione della cooperativa, ma su queste trasformazioni. No, assolutamente non è stato. Noi non è che abbiamo convinto o voluto convincere di farlo. Noi è una proposta che abbiamo fatto, proposta che nasceva anche dal fatto che questo bando ci permetteva poi di costituirci avendo degli sconti abbastanza grossi da un punto di vista notarile, insomma abbiamo detto non abbiamo questa occasione, se decidiamo di costituirci potremo avere degli sconti, quindi dei vantaggi, però valutiamo diventare cooperativa. Infatti anche lì che cosa è successo? Che nel momento in cui noi abbiamo preso questa decisione e che il gruppo ha detto è una cosa che ci può interessare, noi siamo andati dai referenti in Camera di Commercio del bando e gli abbiamo detto: sarebbe possibile che da domani non venga più il Teatro dell'Inutile, ma che venga tutto questo gruppone, di modo che tutti possano sentire di che cosa si tratta, com'è, come non è, a che cosa si va incontro, rischi, vantaggi e quant'altro. Fortunatamente i referenti hanno detto che c'è un problema, tanto non era un problema, e quindi di fatto anche gli altri hanno usufruito di questo percorso formativo. E quindi, hanno potuto parlare pure con dei professionisti, perché di fatto chi ci seguiva erano anche dei professionisti del settore, che quindi hanno spiegato bene soprattutto tutte le criticità, che poi è la cosa, perché sai, se le cose positive, bene, ma la cosa importante da sapere sono le criticità e la parte onerosa, insomma, la parte anche tutti i costi, insomma, tutte quelle cose sono state spiegate molto bene, quindi quello. Ci sono state delle, per rispondere più specificamente, se ci sono state delle divergenze precise, non, quelle non più di tanto, c'era solamente una, giustamente una,
una reticenza rispetto all'essere sicuri di non perdere la propria storicità, di non perdere la propria riconoscibilità. Quello sicuramente era un problema che ha riguardato tutti, ma gli altri, alcuni di noi, molto più per esempio di noi, perché noi il Teatro dell'Inutile siamo relativamente giovani, noi in fondo esistiamo da 8 anni, ci sono tra di noi realtà che esistono da 40 anni, da 50 anni, quindi è chiaro che per quanto li riguardava era un punto abbastanza importante, cioè di non perdere la loro storicità. Di fatto, per esempio, questo dubbio è stato cancellato o superato anche rispetto al fatto che noi stessi abbiamo detto: ma lungi da noi il voler perdere anche noi una storicità di 50 anni dentro la cooperativa, perché chiaramente quello è un valore più che aggiunto, quindi era nostro stesso interesse non perdere la storicità di ognuno, innanzitutto perché, come dicevo prima, la storicità di ognuno porta anche una riconoscibilità e anche un proprio pubblico, un proprio seguito, e quindi quella riconoscibilità va rispettata e tenuta, ma poi insomma è giusto che ci sia. Quindi ci sono state delle reticenze più legate a questo che legate al no, non voglio farlo, non, quindi rispetto a quello no, però ecco rispetto ad avere però delle certezze di non perdere il lavoro fatto fino ad oggi, quello sicuramente sì, ma lo trovo anche giusto, insomma. Altre domande? No, non abbiamo altre domande. No, vi chiedo delle domande perché purtroppo non essendo lì con voi, ed essendo così a distanza, io più o meno quello di cui dovevo parlare vi ho parlato, per quello vi chiedo, se ci sono delle domande riusciamo ad approfondire alcuni punti, se no. Allora, mi sente così? Non più benissimo da lì. Cerco di avvicinarmi. Grazie. Allora, io sono Stefano Murciano, non ci siamo in realtà individuati. Ok, perfetto. Sono il direttore artistico di Puglia Off. Allora mi chiedevo, benissimo, per portare dei frutti, diciamo, alla giornata, che per noi già sono preziosi quelli che abbiamo colto in qualche maniera, perché è importantissimo avere un riferimento che funziona. Siccome ci rendiamo conto, e questo lo ripeto anche negli altri laboratori, sia con il dottor Valenti, quindi con l'ERT, eccetera, sì, ci siamo resi conto che fare squadra, fare rete in qualche maniera, prima ancora di passare alla, come devo dire, all'atto notarile, no? All'amministrazione, eccetera, è un elemento base fondamentale che noi presupponiamo essere una nostra caratteristica, quella di non riuscire in nessuna maniera ad andare sotto braccetto, ma solo sgomitarci. Quindi in realtà è per noi importantissimo cercare di capire che una realtà che comunque si riesce ad associare con le difficoltà che sono ovvie, voglio dire, è importante però perché comunque è una piccola luce che in qualche maniera stiamo cercando di percorrere anche noi, con un'associazione culturale, con l'idea che bisogna convincere le persone che nessuno le vuole fregare. Perché il problema è proprio questo. Dove sta la fregatura? La fregatura in realtà non esiste nel momento in cui condividiamo insieme lo stesso obiettivo. E se l'obiettivo è quello di unirci, perché se no siamo il nulla, allora è chiaro che possiamo andare tutti insieme, no? È chiaro che, come diceva lei, la rappresentatività in realtà di un gruppo è diverso rispetto a quello di un singolo. E presentarsi anche con altre realtà, no, che sono storiche, ma anche meno storiche, ma essere tanti, sicuramente è un punto di vantaggio, no? Bene, allora mi chiedevo, perfetto, mettiamo che noi abbiamo gli stessi obiettivi vostri, diciamo, noi avremmo questo desiderio. Perfetto, penso che le linee guida sostanzialmente le condividiamo e siamo proiettati nella stessa direzione. Mettiamo che come
quale potrebbe essere il futuro di due situazioni che sono lontane, chiaramente totalmente diverse, noi siamo un millesimo rispetto a voi, però avremmo abbiamo questo in prospettiva, questo desiderio di diventare almeno quanto voi. Ora, che cosa si potrebbe pensare a livello anche interregionale eventualmente? E lo dico così, voglio dire, con massima trasparenza, anche perché nonostante venga registrato è un bene che si condivida questo, e cioè da dove partire se vogliamo avere un'idea nel dire ok, voi avete questa idea, noi abbiamo la stessa idea e siamo qui in Puglia, i chilometri non sono pochi, ciò nonostante però la forza di volontà magari può superare queste difficoltà. E cosa potremmo fare insieme eventualmente? Se esiste, se voi avete un'esperienza che per esempio avete portato dall'estero oppure avete già avuto a livello interregionale. Questa è la mia domanda. Ok, intanto io ringrazio perché questa cosa che noi siamo grandi così, cioè che io vendo tanto fumo, occhio, perché poi nel senso, cioè non è che siamo poi così, così grandi. Però insomma, al di là di questo, ma intanto perché si possa creare una rete così, intanto c'è bisogno di molta chiarezza e di molta onestà. Dove sta l'onestà innanzitutto? L'onestà, e questo ci sta portando anche, e questo di fatto ci sta portando anche dei problemi, dei problemi all'interno della nostra struttura, perché l'onestà, siamo molto attivati all'onestà. L'onestà cosa vuol dire? L'onestà vuol dire che se te lavori male, io anche te lo dico, e punto. E non c'è buonismo, non c'è mancanza di rispetto nei tuoi confronti, ma c'è che se noi siamo un'azienda e io devo andare da A a B e il tuo operato non mi fa arrivare a B, io te lo dico. Ma con questo non è che te lo dico menandoti o cacciandoti, però ti dico guarda che se tu continui così non andiamo insieme lì, quindi tocca che modifichi. E lì c'è quindi una grande chiarezza, dall'altra parte una grande unità, perché se ci offendiamo per ogni virgola diventa complicatissimo collaborare. È proprio la base è proprio il capitale umano, perché siamo comunque delle persone. Però dobbiamo capire che quando si tratta di lavoro, è lavoro, e quindi non c'è mai una mancanza di rispetto a te. Io non ti darò mai di rispetto, prima anche perché non mi interessa mancare di rispetto a te, però ti dico, guarda, se non riusciamo ad andare nella stessa direzione, non va bene. Questo perché lo sto dicendo, rispetto alla domanda che mi è stata fatta. Lo sto dicendo perché, per esempio, no? Noi siamo stati contattati anche da realtà lontane, dai, facciamo una rete, che noi veniamo da voi e voi venite da noi, qua, là, su e giù. Per esempio, la risposta che noi diamo sempre molto schiettamente è, guarda, per la nostra onestà lavorativa, lo scambio per noi non esiste. Cioè, possiamo avere una medesima finalità, possiamo lavorare tutti nella stessa direzione, ma questo non vuol dire che ci obbliga ad avere o a scambiare delle cose. Però, vedi, questa è una grande onestà che deve essere accettata da tutti, e che spesso non viene accettata, perché spesso la gente si offende. Ora, guarda, sembra parlare di lavoro e parlare di che la persona si offende sembrano due cose separate, ma di fatto purtroppo non lo è. Io credo che questa cosa che noi stiamo per esempio costruendo qui possa essere un volano per altre realtà, come tu mi dicevi, è assolutamente replicabile. Quello che a me piacerebbe, rispetto alla domanda che mi hai fatto, quello che a me piacerebbe che cosa è? È creare una rete nazionale, ma di reti. Creare una rete di reti, così. Perché questo? Non per altro, ma perché se tu sei una rete, tu già sei grosso, e se due grossi si uniscono diventano ancora più grossi. Poi
La rete di rete perché? Perché chiaramente tu conosci il tuo territorio, io no. Quindi io ho bisogno di legarmi a una persona che gestisca il suo territorio. Perché il discorso è questo, sarebbe complicato, tutto si può fare, tutto si fa e si collabora volentierissimo con tutti, però pensando da un punto di vista strutturale, faccio solo un discorso teorico strutturale, non sarebbe giusto e sbagliato, cioè, però insomma legare una rete a un singolo a un singolo di un'altra realtà, non sarebbe una mossa giusta, perché di fatto le due realtà non si ingrandiscono. Perché? Perché io sono forte, vabbè, non lo sono, però diciamo, io potrei essere forte in Veneto, ma tu se sei singolo non sei così forte in Puglia. Ok? O magari sì, cioè magari diventi un gruppo fortissimo, però il discorso è che quello che noi dobbiamo ottenere, cioè di base tutto questo discorso serve per dire che quello che noi dobbiamo ottenere è la possibilità di essere ascoltati e riconosciuti, e questo purtroppo avviene, guarda, noi siamo andati dalle fondazioni con i numeri, quando hanno letto 10.000 spettatori, 150 spettacoli, 5.000 contatti Facebook e quant'altro, hanno sgranato. Io ho l'immagine del presidente della fondazione Cariparo che quando ha guardato quei numeri mi ha guardato con gli occhi sgranati dicendo minchia, queste sono state le parole del presidente della fondazione, capito? Perché di fatto non lo pensano. Loro pensano che siamo quattro sfigati, perché passatemi il termine, ma è questa la realtà. Loro pensano che fondamentalmente giochiamo, più o meno, poi chi più chi meno, però poi dipende sempre, poi è ovvio, dipende sempre da chi ti trovi davanti, a volte ti trovi anche qualcuno che ragiona, però nell'opinione pubblica generalizzata è questo. E quindi di fatto le divinità nel nostro mondo sono due, o i soldi o la massa che muovi. Sono queste due l'unica cosa che può interessare. Se vai dall'istituzione, dei soldi non gliene frega niente, perché in fondo ce li ha lui, gli interessa la massa che muovi. Perché la massa che muovi vuol dire voti e vuol dire gente che li può portare al suo mulino, fondamentalmente è questo. Allora, creare una rete nazionale formata da reti, e ripeto, da reti formali, non informali. Ribadisco e sottolineo, rete formale non vuol dire per forza cooperativa, ripeto, pure un'associazione, però che sia formale, quindi fatta, ufficiale, fatta dal notaio, quindi che abbia tutti i crismi di riconoscibilità che deve avere, questo è chiaro che diventa una forza, ed è chiaro che a quel punto una rete di reti bypassa tranquillamente il locale, perché non mi interessa più il locale, e arriva direttamente al nazionale, però diventa una forza, sai. Allora, io ho 10.000, tu porti 10.000, quello porta 10.000, insomma, quando cominciamo a avere un 100-150.000 persone che ci seguono, insomma, cominciamo a essere una realtà che può essere interessante. È vero anche che una realtà così interessante sicuramente richiamerà altre realtà, e quindi di fatto è una realtà che può solo crescere. Ci vuole però molta, molta cura, molta attenzione e molta capacità di mantenimento, perché poi come dicevo prima, come tutte le cose che crescono hanno pro e contro. I contro sono che le teste aumentano, Gli interessi aumentano, non è detto che tutti quelli che entrino in questa realtà entrino per delle alte motivazioni, ma magari entrano per i cavoletti loro, e quindi lì sta la capacità di gestione, riuscire a gestire tutto questo. Certo, diventa complicato, però sai, d'altronde se uno non lo riporta a una fabbrica,
una fabbrica con 10 operai un conto, una con 1.500 un altro, quindi sicuramente. Però ecco, per me sarebbe il non plus, cioè è il sogno che abbiamo, cioè anche perché capisci bene che creare una realtà così a livello nazionale vuol dire veramente arrivare sul tavolo delle trattative, ma realmente vuol dire veramente che se vengono prese delle decisioni non possono non interpellare una realtà così, anche perché, ribadisco, una realtà così ha una grandissima forza, che ha tutti i contatti caldi, i famosi contatti caldi, e questi sono impagabili. Questi sono impagabili e sono, tu non me li leverai mai, tu non me li puoi levare, perché sono contatti miei, quindi, e sono caldi perché me li coccolo, perché mi conoscono, perché mi frequentano, perché fondamentalmente io sono una grande realtà fatta di piccole realtà, e quindi di piccole realtà gestisco, ognuno gestisce il suo, ma convoglia tutto in una grande realtà. Questo quindi sarebbe veramente auspicabile, e ovviamente inutile dire che, cioè, noi siamo apertissimi a tutto questo, però ecco, quello veramente, perché ovviamente siamo stati contattati da tanti, no? Che ci hanno detto anche noi siamo delle reti, anche noi qua, anche noi là. Però, come ti dicevo, erano tante reti informali, tante cose anche che non avevano una reale progettualità aziendale, ma che magari avevano, sì, come ti dicevo, magari, vabbè, ma abbiamo fatto una rete perché così ci scambiamo gli spettacoli, però poi si chiude lì, ma allora però non c'è una progettualità, cioè di fatto siete uniti per fare in che il vostro spettacolo faccia 10 date, va benissimo, io non sto criticando, dico solo che il nostro percorso è un altro, e quello che noi ci auspichiamo è un altro, anche perché di fatto riteniamo, cioè noi riteniamo che se tu chiedi devi dare. Allora io chiedo attenzione, però è chiaro che nel chiedere attenzione io arrivo strutturato in un modo che in un modo che questa attenzione mi venga data. Lo so che non è giusto, però purtroppo la forma conta, e noi non possiamo snobbarla sempre. Secondo me non si può sempre combattere il sistema per partito preso, non si può fare, perché questo è comunque il nostro lavoro, e in quanto tale è un po' come se la forma conta, un po' come se tu vedessi quello del telegiornale in canottiera, le notizie sono sempre quelle, e lui fa bene il suo lavoro anche in canottiera, però secondo me c'è una forma che va rispettata. Ciò non toglie che lui debba essere un bravo giornalista, però, e questo è innegabile, e questo secondo me vale anche nel nostro, quindi nel nostro noi ci dobbiamo prendere delle responsabilità e rischiare da impresa, però è chiaro che però a quel punto possiamo pretendere questo. Ci sono altre domande? Allora, mi chiedono dove vi ritroviamo, qual è il prossimo appuntamento? Se volessimo cercarvi. Dipende. Allora, se ci volete cercare a noi, penso che abbiate tutti i nostri riferimenti. I riferimenti per contattarci, quelli penso che li abbiate. Ho capito un pezzo. Allora, qualcuno volesse avere un contatto con noi?
Sì, se qualcuno volesse avere un contatto con voi per qualsiasi progettualità, a prescindere da Puglia Off, da dove dovrebbero iniziare? Beh, insomma, intanto, cioè, siccome cioè, alla fine cioè, siamo persone normali, cioè, basta, cioè se ci scrivete, ci contattate, per quello dicevo i contatti di Top o nel mio caso del Teatro dell'Inutile si trovano anche sul sito, sulle cose, cioè, se volete parlare ci contattiamo e poi ci contattiamo anche via mail e poi ci parliamo, ci possono essere dei confronti. Noi purtroppo a causa del nostro lavoro siamo abbastanza stanziali, quindi riusciamo a muoverci con difficoltà, però insomma intanto ci si può sicuramente parlare, ci può essere una condivisione, fermo restando, ripeto, che quella che io ho raccontato oggi è la nostra esperienza, che non è detto che sia che vada bene per tutti o che sia quella giusta, anzi è semplicemente il percorso che noi stiamo facendo. Poi, come dicevo, è un percorso abbastanza giovane, quello del teatro degli inutili meno, quello della cooperativa di più, quindi anche lì non abbiamo ancora una casistica temporale che ci può supportare. Comunque, insomma, sicuramente insomma, sia sul sito di Top che sul sito del Teatro dell'Inutile ci sono le mail dove ci potete tranquillamente contattare. Io personalmente sul sito del Teatro dell'Inutile, va bene, sono uno dei due direttori. Per quanto riguarda Top, mi hanno appioppato il compito dell'amministrazione, quindi sono il responsabile dell'amministrazione. Quindi, però insomma, lì ci sono le mail di riferimento. Sto prendendo tempo semplicemente perché le mail di riferimento non me le ricordo, però per esempio quella del Teatro dell'Inutile basta scrivere a direzione @teatrodellinutile.com, ma basta andare sul sito, sul sito c'è tutto. Effettivamente poi come vi abbiamo cercato noi sul sito, quindi abbiamo preso lì ci contattate e noi... Cioè. Allora, noi ti ringraziamo per la testimonianza e comunque abbiamo raccolto frutti e a nome di tutti quanti qui presenti, soprattutto di Puglia Off. E niente, poi sicuramente avremo modo di risentirci. Sicuramente, a me spiace per tutti questi casini che sono avvenuti, ma purtroppo... La malattia è arrivata. E no, ho sentito con la mia voce, quindi con le mie orecchie, quindi che è abbastanza messa male, dottore. Sì, esatto. Però mi fa piacere che comunque siamo riusciti a fare questo incontro. Perfetto, allora vi ringraziamo innanzitutto, un saluto anche a Marta Bettuolo e tra l'altro con voi si chiude il ciclo dello streaming praticamente di Re Teatro, mentre domani ci sarà Alessandra Colucci per quanto riguarda il branding strategy per appunto una rete teatrale off eccetera 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 eccetera, quindi in realtà grazie per aver concluso questa cosa nonostante tutto e, a tutti quanti rimandiamo invece a domani e ci risentiremo perché comunque avremo necessità di una breve clip diciamo registrata che ci servirà come archivio e testimonianza vostra di un semplice minuto, poi magari ci riaggiorneremo con calma, va bene? Sì, okay. D'accordo, grazie mille, arrivederci, buona giornata, grazie.